Hai mai visto un corpo che passa da persona a cadavere?1960. La Pininfламінія a passo 3,55 m. 2 tonnellate di orgogliosa ingegneria postbellica, voluta dal presidente Gronchi, figlio di Sperandio, laureato in storia e filosofia con tesi su Daniello Bartoli, che volò come un'aquila sopra tutti i nostri scrittori. Per Leopardi il Dante della prosa italiana, facitore di una lingua nuova, locuzioni e parole e forme delle quali non avevate mai sospettato. Tutto si intende benissimo e tutto è nuovo e diverso dal consueto. Ella è lingua e stile italianissimo, eppure è tutt'altra lingua e stile, e il lettore si meraviglia di intender bene e perfettamente gustare una lingua che non ha mai sentita, ovvero di parlare una lingua che si esprime in quel modo a lui sconosciuto, e però bene inteso. Bartoli, rettore del Collegio Romano nei primi anni 70 del 600, autore delle 10.000 pagine della storia della Compagnia di Gesù, tra i primi in Occidente a scrivere di Giappone e Cina. Mentre Genova insorgeva contro i neofascisti che si volevano riunire a congresso, veniva disegnata la Lancia Flaminia per la visita a Roma dell'immortale, la regina Elisabetta. 5 esemplari tutti battezzati in omaggio al bel paese. Belvedere, bel sito, bel monte, bel fiore. Qual era il nome del quinto, sequestrato da Sua Maestà e smarrito nei meandri di Buckingham Palace? Bellarmino, forse, come l'amico di Iperione, destinatario privilegiato delle sue lettere? Fred Biondina si figura Dorothy Malone, rosa vestita come un francobollo raro al posto della regina, in piedi tra terra e cielo mentre i russi invadono l'Ungheria e la berlina presidenziale non esiste ancora. Vento e whisky le scompigliano il giallo dei capelli cotonati, il rosso ninfomane dei pensieri. Ai suoi lati sfrecciano trivelle di petrolio texano. Alla guida non c'è nessuno. La decapottabile in fuga verso niente. Una lancia che trafigge il vuoto. Come Trintignant e Gassman nel sorpasso. Tutto è scritto nel vento. Tutto è scritto nel vento. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question, pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer, sans trêve.